Anni si ripete questo evento fantastico, questa cosa veramente meravigliosa. Ho avuto il piacere di assistere alle prove e posso dirvi è una cosa che toglie il fiato, veramente un'emozione incredibile. E quando non si messo a piangere, rileggendo quelle lettere che non riesci più a buttare via, dalla bilibe della nostalgia. Devo ringraziare tutto lo staff dell'ISA, che in particolare il maestro Strangis, perché da un anno, come sempre, ormai è da 18 anni, siamo maggiorenni, che prepara questo spettacolo, è coadiuvato da Simone e da Eliana, che veramente in continuazione tutti i lunedì, tutto l'anno, veramente preparano questi ragazzi ai testi, alle recite, all'intonazione. Sono veramente una squadra fortissima. Certe notti. Certe notti qui, che ti sta contenta a godere, così così. Certe notti sei sveglio, o non sarai sveglio mai. Ci vediamo da Mario, prima o poi. Io colgo l'occasione per dire il titolo di quest'anno è abbastanza intrigante, no? tutto per una questione, e ho cercato di capire quale fosse il motivo. L'ho capito un attimo fa nel vedere le prove, perché la spinta che danno questi ragazzi la danno perché vogliono ricevere, per superare i loro problemi, per superare le loro paure, per superare le loro ansie, per superare i loro timori. Danno veramente, veramente il cuore, vincono le proprie sfide pur di ricevere l'applauso, le grida, l'incoraggiamento da parte del pubblico. Presidente, per favore fai cantare Giorgio, che ci ha dato dei soldi, diciamo, ci ha dato 100 euro. Per 100 euro, se ci dai di più ti facciamo cantare a te. Dai, ma ecco, 100 euro lui ci ha dato. Tu quanto ci dai? Manu, come va? Non c'è soldi, allora non canti. Facile. Tutto quello che c'è fuori rimane dov'è? Tu sorridi, tu piangi, tu canti con me. Forse torni bambino e una lacrima va sopra questo costume che a pelle mi sta. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai, con le gioie e le amarezze e i problemi suoi. Lisa, che per ragazzi di tutta la provincia e non solo, fa delle cose veramente importanti. Voi tenete presente, noi occupiamo 120 persone, voglio dire, per occupare così tanta gente bisogna pensare che effettivamente c'è la volontà di aiutare veramente questi ragazzi, a dare il meglio di loro, a trovare le migliori cure, a trovare i migliori metodi per poter almeno sollevare da quelli che forse sono i loro handicap. Vi garantisco che stasera non li vediamo. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Protagonisti sono i ragazzi. Noi siamo soltanto una piccola parte che serve per far sì che loro escano in tutta la loro bravura, grandezza e umanità. La cosa più importante è che rincontrare noi loro, per noi che veniamo da Genova, è sempre l'occasione di prenderli un po' in giro, perché lo sai che devo farlo per forza. E non tagliate questa parte, perché l'anno scorso Adriano, voglio dirglielo, mi hanno tagliato.
i ragazzi insieme agli educatori, Adriano, tutti quanti insieme hanno lavorato tutto l'anno, tantissimo, un percorso duro però porta sempre a dei risultati spettacolari, noi siamo solo il collante per portare loro sul palco e far tirare fuori quello che realmente sono. Squadra la scegliamo sempre di anno in anno, Bruno è sempre lui, un attaccante sempre di primo grido e anche Giorgio, ma al di là di questo, guarda, credi che per me, vorrei far capire un concetto fondamentale, l'idea che questi ragazzi possono fare delle cose complicate, difficili, elaborate, dove c'è l'arte di mezzo, dove c'è la recitazione, il canto, per me è una grande soddisfazione, perché ho capito dopo 15 anni che la vera integrazione riabilitativa è proprio quella, il connubio tra l'artista vero, il professionista, l'operatore, le persone come voi che danno importanza a questo evento e ovviamente chi in qualche modo va tutti i lunedì a lavorare. Una grande bella storia, dai. Tutto, si fa tutto questo per una ragione. Abbiamo fatto un duro lavoro, signori, ma ragazzi, non avete idea. Allora, se fosse stato luglio, è vero. Col bene che ti voglio. Cosa facciamo? Cantiamo luglio? No, 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 perché è un po' troppo trasgressiva luglio. Forse, non lo so, ci rifacciamo al giorno. Che giorno è oggi? A parte luglio, voglio dire. Venerdì? Venerdì, e oggi è il 5. E oggi è il 5 il luglio, ieri era la festa in America, ma non c'entra niente. Ok, il 5 luglio, noi cosa abbiamo detto? Vabbè, 5, vabbè, una canzone troppo allegra. 5 giorni di Zarillo. ragazzi! E l'allegria si impadronisce. Però Luca, soprattutto la trasgressione. Per me la ragione è vedere sorridere questi ragazzi e vedere felice il pubblico. Questa è la mia ragione. Non mi far arrabbiare, di delle cose sensate. Aspetta, non parlare. Io parlo bene, perché? Io parlo bene. Perché? Che tu fai qua? Ma scusa, ma queste erano le cose sensate. Adriano ha il merito di tutto questo. Se i ragazzi sono felici, sorridono, possono fare quello che fanno in questi spettacoli ogni anno, è solo grazie a Adriano che ha ideato questa cosa e che ha messo insieme tutti per realizzare tutto questo. Rincontrare questi amici è un cachet mica da ridere, ecco, diciamolo, ecco, che poi io naturalmente non accetto perché siamo molto amici. La mia ragione è che in ogni caso lo spettacolo è solo la punta della piramide di tutto il lavoro che viene fatto durante l'anno e la mia ragione è vedere tutto l'anno i ragazzi impegnati in attività così importanti, così riabilitative e così divertenti per loro, quindi questa è la mia ragione.